Ciao, come va? Tutto bene? Salve a tutti, benvenuti nel mio canale, sono Lucia e mi scuso per la pentola qui sul fuoco. Sto facendo una preparazione e non posso smettere in pratica. Questo diciamo che è un video improvvisato, è un video un po' dedicato a quelle persone che hanno una concezione delle ricette un po' troppo antica e sono fissate, sono convinte del giusto. In pratica spiego. Giorni fa io ho postato la ricetta della crema Chantilly. Dovete sapere che 10 anni di pasticceria, qualcosa insomma la so. Penso, no? Allora, dovete sapere che la crema Chantilly nel corso degli anni è diventata, diciamo, casalinga e hanno traslato, diciamo, il metodo di preparazione. Molti credono che la crema Chantilly non è quella che ho postato io, quella francese, l'ho scritto pure nell'info box se non sbaglio. E la vera crema Chantilly si fa con la panna fresca. Panna fresca, io ho sempre usato panna fresca nelle mie preparazioni sia dolci che salate, la consiglio anche a voi perché è quella più genuina, quella più naturale. Zucchero a velo non semolato e essenza di vaniglia o vanillino, o vanillina o bacca, semi di vaniglia, quello baccello, quello che insomma avete in casa. Io uso sempre la vanillina perché mi è comoda ed economica, soprattutto ed economica. Invece le preparazioni casalinghe dicono che la crema Chantilly è panna e crema pasticcera. In verità quella è la crema diplomatica. Sì, è la crema diplomatica che diciamo è nata un po' nelle case delle famiglie perché in quelle famiglie diciamo per far aumentare il volume della crema perché sapete la crema pasticcera si fa con i tuorli e quanto se ne può ottenere 250 grammi, 300 massimo, 400 insomma dipende dalla grandezza dei tuorli. Alcuni usano mettere proprio le uova intere proprio per poter dare questo volume e quindi per aumentare le dosi si mischia con la panna, però raga no, quella francese, quella che uso io, quella che adoro perché poi è la mia crema preferita. La crema Chantilly l'ho sempre fatta, l'ho sempre adorata, magari l'ho modificata nel tempo ma non l'ho mai chiamata Chantilly. La Chantilly ha soltanto tre ingredienti: panna fresca, vaniglia e zucchero a velo. La crema diplomatica magari viene in seguito, si fanno altre preparazioni e vi ripeto, quella diciamo è una crema pure un po' casalinga, una crema delle massaie per poter far aumentare di volume i propri ripieni, insomma. Io spero che con questo video sia stata chiara, non volevo offendere nessuno, però penso che in cucina bisogna pure mettere dei punti esclamativi, definitivi su alcune ricette, su alcune preparazioni, perché diciamoci la verità, abbiamo un concetto sbagliato di alcune ricette, come dicevo prima. Abbiamo, diciamo, delle Abbiamo diciamo tramandato erroneamente alcune ricette. Io sono la prima che sbaglia, cioè mia colpa per carità. Però su questo, no, sincerità, sulla pasticceria, su questa crema in particolare, no. Io vi auguro una bellissima giornata, spero che non me ne volete per questo e ci vediamo al prossimo video, speriamo. Ciao ciao!